Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile Felice. Oggi prepariamo il capriolo allo zafferano, detto anche all'alsaziana. Per questa ricetta occorrono 2 bicchieri di vino rosso, 200 ml di panna liquida da cucina, 400 g circa di capriolo tagliato a pezzetti, che possono essere pezzetti di spalla o anche di coscia, un po' di farina, 150 grammi circa, 2 noci di burro, 100 grammi circa, 2 cucchiai abbondanti di pesto di basilico, peperoncino piccante in polvere, sale, limone, 2 spicchi d'aglio, prezzemolo, basilico, mentuccia e rosmarino. Naturalmente ci vorrà anche un po' di olio extravergine di olivo, qualche cucchiaio. Proseguiremo in questo modo. Versate un po' di vino rosso nel capriolo, in modo che se ne sia impregnato, e lasciate macerare dalle 4 alle 6 ore. O più, dipende dalla frollatura del capriolo, ma in genere 6-8 ore dovrebbero bastare. Quando sarà trascorso il tempo, sgocciolate la carne di capriolo da tutto l'intingolo della macerazione. Quando i pezzetti di capriolo saranno sgocciolati perfettamente, se necessario potete anche asciugarli, versate su di essi un po' di farina e mescolate in modo che ne siano perfettamente impregnati. Mettete sul fuoco una padella capiente e versate la noce di burro. Aggiungete 2 o 3 cucchiai di olio extravergine di oliva al burro. Quando il burro comincerà a soffriggere, versate i pezzetti di capriolo infarinati. Aggiungete un po' di aglio tritato. Prezzemolo e rosmarino tagliato fine. Quando vedrete che i pezzetti saranno ben rosolati, aggiungete un pizzico di sale e anche un po' di peperoncino. Aggiungete anche mezzo bicchiere di vino rosso e lasciate sfumare. Quando il vino rosso sarà evaporato, aggiungete la panna liquida. Abbassate il fuoco e fate cuocere per un'ora. Un'ora e un quarto, molto dipende dalla grandezza dei pezzetti, ma in genere un'ora dovrebbe essere il tempo necessario a una cottura perfetta. Se vedete che dovesse asciugarsi troppo, aggiungete un po' di brodo vegetale o acqua calda a piacere.
Quando sarà trascorso il tempo e il capriolo sarà quasi cotto, aggiungete il pesto di basilico e mescolate. Quando il capriolo è cotto, versate le due bustine di zafferano in un po' di acqua tiepida. Mescolate bene in modo che si sciolga perfettamente ed unitelo al capriolo. Una volta unita al capriolo, mescolate bene. Lasciate cuocere ancora qualche minuto in modo che lo zafferano si amalgami bene alla crema. Quando sarà cotto, lasciatelo riposare qualche momento e dopo servite. Potete servire con pane biscottato o anche con polenta. Per queste ed altre ricette vi aspettiamo sul nostro sito Casa Facile Felice. Arrivederci alla prossima preparazione!